Un cordiale saluto ai telespettatori di Blue Star TV. Come avete già sentito dai titoli, è la cronaca ad aprire questa nuova edizione del nostro telegiornale. Una coppia di coniugi è finita in carcere con la pesante accusa di usura. Sentite. Sono stati arrestati dai militari della Guardia di Finanza di Taranto Fabio Montemurro di 42 anni con precedenti per spaccio di droga e la moglie Sara Basile di 36 incensurata. Le ordinanze di custodia cautelare in carcere sono state eseguite all'alba di oggi. Sequestrati anche beni immobili, due autovetture, uno scooter e molti documenti per un valore complessivo di 270.000 euro. I due dovranno rispondere alle pesanti accuse di usura perpetrata ai danni di commercianti. La coppia prestava denaro applicando un tasso di interesse accertato sino al 60%. Vittime anche alcuni colleghi della donna, operatori del commercio ambulante. Sara Basile vendeva cosmetici nei mercati settimanali. Sei le persone che avrebbero fatto ricorso all'illecita attività finanziaria dei due, ma vi è fondato motivo di ritenere che le vittime dell'usura fossero di più, alcuni anche residenti e operanti nella città di Martina Franca. Le indagini sono partite nel 2012, quando l'uomo fu bloccato mentre viaggiava a bordo della sua auto. Nell'occasione fu trovata droga e nella vettura e nella sua abitazione, dove i militari si recarono per procedere a perquisizione domiciliare, ma in casa del 42enne fu trovata anche ampia documentazione che allertò i finanzieri e che impose accertamenti più approfonditi, consistenti anche in intercettazioni telefoniche e ambientali che avrebbero poi portato a scoprire la sproporzione tra il reddito dichiarato e l'effettiva disponibilità dei coniugi e dunque l'attività posta in essere. Per i due l'accusa di usura, ma anche di abusivismo finanziario e intestazione fittizia di beni, per l'uomo anche quella di evasione. L'operazione è stata convenzionalmente denominata Pitbull, a causa dell'atteggiamento spregiudicato di uno degli arrestati, che nel rivendicare le sue pretese nei confronti degli usurati aveva un atteggiamento abbastanza aggressivo. Lui stesso si è, in una conversazione captata, si è qualificato come pitbull. Abbiamo incontrato qualche difficoltà perché le vittime erano comunque vicine agli usurai, nel senso che svolgevano la medesima attività commerciale, di commercio ambulante in particolare, e quindi non erano propensi a rivelare dati e accuse specifiche nei confronti degli indagati. Chiaramente poi le nostre indagini hanno portato comunque a disvelare questi particolari e questi elementi che hanno poi determinato il reato di usura. E nell'ambito della stessa operazione altre due persone sono state denunciate a piede libero all'autorità giudiziaria inquirente per i reati di favoreggiamento personale e intestazione fittizia di beni. Andiamo avanti con l'ambiente: copiose emissioni inquinanti non convogliate dell'area gestione e recupero ferro dell'Ilva. Parliamo di un'area sotto sequestro. Le emissioni sono state registrate dagli ambientalisti di PISLINK. Ore 22:30 del 10 agosto scorso, 2 giorni fa, sono i riferimenti delle ultime copiose emissioni inquinanti registrate dagli ambientalisti di PISLINK, emissioni non convogliate dell'area gestione e recupero ferro. E per l'associazione ambientalista l'immagine della gravità della situazione nella quale lo stabilimento Ilva di Taranto continua ad operare. Le emissioni non convogliate si alzano in area dal reparto GRF situato di fronte all'alto forno numero 5. È un'area ancora sotto sequestro, la cui facoltà d'uso era ed è vincolata all'applicazione dell'autorizzazione AIA che ne prevedeva la copertura. La Corte Costituzionale ha specificato che la produzione dell'Ilva può divenire illecita solo in caso di inosservanza delle norme e delle prescrizioni dettate a salvaguardia della salute e dell'ambiente. Ai sensi della legge 231 del 2012, cosiddetta salva Ilva, occorreva quindi coprire il reparto GRF da cui si sollevano quelle emissioni non convogliate che appaiono nella foto. La legge 231 del 2012 avrebbe dovuto garantire la ferrea applicazione di tutte le norme di adeguamento degli impianti a garanzia dell'ambiente e la salute sia dei lavoratori sia dei cittadini, cosa che non è stata fatta. Sulla base della stessa legge, tutti gli interventi di messa a norma degli impianti di produzione dell'Ilva dovevano avvenire entro il 1 luglio 2014. Solo la scadenza della copertura del parco minerali faceva eccezione, aveva un termine all'ottobre del 2015. La copertura dell'area GRF doveva avvenire entro il 31 dicembre del 2013, applicando la prescrizione numero 70. PISLINK ritiene dunque inammissibile che le lavoratori
lavorazioni continuino senza l'applicazione di questa prescrizione in un impianto posto sotto sequestro perché considerato pericoloso, in quanto, secondo il GIP Todisco, chi gestiva e gestisce l'ILVA ha continuato in tali attività inquinante con coscienza e volontà per la logica del profitto, calpestando le più elementari regole di sicurezza. La stessa Corte Costituzionale aveva chiarito che il sequestro preventivo deve consentire la facoltà d'uso salvo che nel futuro vengano trasgredite le prescrizioni dell'AIA riesaminata. Ma se vengono trasgredite le prescrizioni dell'AIA riesaminata, come mai tutto prosegue? Come se quell'impianto non fosse sotto sequestro, la cui facoltà d'uso è subordinata al rigoroso rispetto dell'AIA riesaminata? Questa fotografia, promette PISLINK, è solo un'anticipazione di quanto sarà prossimamente consegnato alla Procura di Taranto e al NOE da parte dell'Associazione. Un poderoso dossier che cataloga tutte le emissioni documentate nel 2014 sino ai giorni recenti. I contenuti sono supportati da materiale fotografico, video, documenti che attestano l'attività dello stabilimento ILVA di Taranto in relazione alle prescrizioni non rispettate. Questo archivio assume una particolare rilevanza in quanto a oggi, 12 agosto 2014, tutti gli interventi dell'AIA su impianti di produzione e lavorazione dovevano essere già stati completati sulla base dell'AIA riesaminata nel 2012. Tutte le proroghe e le deroghe effettuate con decreti successivi costituiscono una violazione dell'articolo 29 deces, il quale prevede che si proceda non all'ammorbidimento delle prescrizioni, ma alla revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e danno per l'ambiente. Di tutto ciò PISLINK ha già informato la Commissione europea e il Presidente del Parlamento europeo. Altro fronte è quello del lavoro all'ILVA di Taranto. Raggiungiamo per avere degli aggiornamenti in merito Antonio Talò della UILM. Lo raggiungiamo telefonicamente. Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno, dunque nessun allarme per quel che riguarda gli stipendi, c'è comunque la necessità di capire cosa accadrà nel futuro, quali sono i programmi insomma. Sì, come sempre da un po' di mesi gli stipendi sono l'allarme, sì, che poi infortunatamente rientra. Il vero problema è capire come questo stabilimento possa andare avanti anche in funzione di tutto quello che ho appena sentito. Sono i lavori AIA che sono per effetto di tante attivazioni, sono praticamente iniziate e stanno là. C'è bisogno di un intervento forte che recuperi anche i ritardi accumulati, e però c'è bisogno che adesso è veramente fatto 6 decreti, ci sia lo stesso governo, che credo che non ci siano in questo momento altri interlocutori, debba fare molto di più di quanto fatto fino ad oggi. All'azienda chiediamo, come sempre, che in questi giorni si stanno dando, diciamo, una governance che era pure necessaria. È strano però che non si sia ricercato sul posto professionalità del posto, e questo è uno dei motivi che, insomma, per quello che mi riguarda mi amareggia. Però c'è bisogno di una governance in quello stabilimento, e speriamo che le persone scelte siano quelle giuste. Bene, grazie ad Antonio Talò, grazie al segretario generale della UILM di Taranto. Noi andiamo avanti, lo facciamo con una nota dell'onorevole Giancarlo Cito, che interviene a poche ore di distanza dalle dichiarazioni rilasciate dal sindaco di Taranto Ezio Stefano ai colleghi della Gazzetta del Mezzogiorno proprio in riferimento alle emissioni inquinanti. Sentite. Stefano ora si è svegliato. A parlare l'onorevole Giancarlo Cito, che interviene a poche ore dalle dichiarazioni rilasciate dal sindaco di Taranto Ezio Stefano ai colleghi della Gazzetta del Mezzogiorno a proposito delle tematiche ambientali e del limite, ormai ampiamente superato, delle emissioni inquinanti. Stefano, sostiene l'onorevole Cito, si è accorto che l'ILVA e l'ENI inquinano e che vanno imposti degli out-out. Leggo oggi su un quotidiano locale dichiarazioni del primo cittadino di Taranto che mi lasciano a dir poco perplesso. Stefano infatti promette tolleranza zero nei confronti della grande industria se questa non attuerà le bonifiche divenendo ecocompatibile. Ma il sindaco Stefano, mi chiedo, cosa ha fatto e pensato in tutti questi anni?
Ricordo a chi ha la memoria corta che sono 7 anni che Stefano è alla guida della città e prima ancora che sindaco è stato parlamentare. Non è la prima volta che ribadisco quali e quanti siano i poteri del sindaco, che è il capo della sanità pubblica della sua città. Pertanto avrebbe avuto tutte le possibilità negli ultimi 7 anni di intervenire in modo deciso, impedendo che Ilva e Eni continuassero ad inquinare, tutelando la salute della cittadinanza. Invece non l'ha fatto e i tarantini hanno continuato ad ammalarsi e a morire. Oggi poi le dichiarazioni shock di Stefano, che si sveglia improvvisamente ambientalista e dice: non possiamo aggiungere un solo nanogrammo di inquinamento a quello esistente e non possiamo tollerare di perdere un'altra sola vita umana. Vorrei invitare Stefano, conclude Cito, a rendersi meno ridicolo. Come possono i tarantini continuare a credere alle sue parole e ai suoi proclami? Sarebbe opportuno, ritengo soprattutto in questo momento storico, rilasciare dichiarazioni coerenti ai comportamenti sinora assunti. I tarantini di certo apprezzerebbero di più. Intanto questa mattina un gruppo di circa 40 persone non ha potuto imbarcarsi sulla prima corsa per l'isola di San Pietro a causa del numero di passeggeri eccedente la capienza consentita dalla legge. Chi è rimasto a terra ha usufruito della corsa successiva. L'inconveniente, capitato per la prima volta oggi, è dovuto alla contemporanea presenza degli acquirenti del biglietto e dei possessori di abbonamento, tutti appartenenti alla Marina Militare. La prima categoria di viaggiatori è contingentata, la seconda no. L'improvviso e imprevisto afflusso di un numero superiore alla media di abbonati ha creato questa mattina il parziale disservizio. Quest'anno l'AMAT garantisce il servizio di collegamento con l'isola mediante una sola nave, nonostante le grandi difficoltà a reperire personale di bordo in possesso dei titoli di legge. L'impossibilità di utilizzare la seconda nave di conseguenza non ha creato, come gli anni passati, le migliori condizioni per gestire il collegamento. In questa situazione, commenta il presidente dell'AMAT Walter Poggi, l'azienda mette in campo tutte le risorse organizzative per garantire ai cittadini e alla Marina Militare il miglior servizio possibile. Auspico la più ampia collaborazione degli utenti perché non si determinino nuovamente condizioni di soprannumero, in particolare nella prima corsa del mattino. Avevano rubato sigarette in un bar di Villa Minozzo nel Reggiano. I ladri, un 50enne partenopeo e un 44enne tarantino, entrambi residenti a Modena, sono stati costretti a fuggire a piedi perché hanno trovato la loro auto con tutte e quattro le gomme forate a causa della presenza sull'asfalto di chiodi. I due sono stati bloccati dai carabinieri subito dopo il colpo. Il 50enne a bordo di una corriera lo ha riportato a casa. Che ha riportato a casa il Tarantino. Per entrambi l'accusa è di furto aggravato. Andiamo avanti con un altro argomento. Andiamo a San Giorgio Ionico, dove il primo cittadino Giorgio Grimaldi cerca il confronto con la direzione delle Poste di Taranto. Una lunga discussione, quella che la CGIL SLC ha tenuto con il sindaco di San Giorgio Ionico al fine di individuare soluzioni ed azioni da intraprendere per superare la situazione di disagio in cui versano i portalettere dell'ufficio di recapito. Nel corso del confronto è stata evidenziata la sproporzione tra la forza lavoro impiegata e il servizio da garantire. Per avere un'idea di questo, torna utile fare un raffronto con la vicina Roccaforzata, dove il rapporto è di un portalettere ogni 2.000 abitanti, un portalettere ogni 4.000 abitanti invece a San Giorgio Ionico. Sicuramente insufficienti, 10 portalettere per un territorio molto vasto che comprende ben 5 comuni, appunto Roccaforzata, Carosino, San Giorgio Ionico, Faggiano e Monteparano. Il sindaco ha raccontato che le origini del disagio nascono almeno un anno fa e che il fenomeno ha visto solo il suo culmine in questi ultimi mesi. Ha altresì dichiarato di aver ricevuto da parte dell'ufficio postale notizie e richieste di collaborazione in merito alle difficoltà di recapito nella zona di San Giovanni a causa del fenomeno del randagismo e racconta di essersi messo subito a disposizione attraverso un'ordinanza emessa l'8 agosto dello scorso anno con cui ha destinato una zona all'installazione di cassette modulari. Da allora è passato più di un anno e la RAM di Taranto non ha installato nemmeno una cassetta. Grimaldi ha inoltre scritto alla direzione per fare il punto e invitare a ricercare insieme una via, ma senza ricevere risposte. L'incontro si è concluso con l'impegno del primo cittadino a contattare i sindaci degli altri comuni serviti dallo stesso ufficio postale per proporre loro un'azione congiunta, chiedendo anche un sostegno al Codacons. La CGIL SLC si schiera senza esitazione accanto al sindaco di San Giorgio Ionico.
Presieduta dal prefetto di Taranto, dottor Umberto Guidato, si è tenuta nella mattinata di ieri, 11 agosto, una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. All'ordine del giorno la prevenzione e il contrasto all'abusivismo commerciale e alla contraffazione nel periodo estivo. Il prefetto, nell'occasione, ha richiamato l'attenzione sulle direttive pervenute in merito dal Ministero dell'Interno lo scorso 8 agosto, evidenziando i vari risvolti delle illecite fenomenologie dell'abusivismo commerciale, della contraffazione, elementi di turbativa che assumono dimensioni ancora più preoccupanti nel periodo estivo, soprattutto nelle località a forte vocazione turistica. È stato peraltro disposto un ulteriore rafforzamento dell'azione di contrasto e prevenzione e di tutti i servizi già concordati in più riunioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e di correlate sensibilizzazioni anche recenti. Intanto lo staff dell'Isola che vogliamo è orgoglioso di informare che sul sito ufficiale della Kermesse è possibile scaricare gratuitamente l'ebook Gli ambienti ipogei e la Taranto sotterranea. Si tratta di un volumetto di 23 pagine curato da Nello De Gregorio, Silvia De Vitis e Patrizia Guastella, che presenta da un punto di vista storico-archeologico gli ipogei che verranno contestualmente aperti a partire da domani 13 agosto nell'ambito dell'Isola che vogliamo. L'iniziativa si inserisce nel più vasto impegno per la valorizzazione del territorio e la riscoperta della città vecchia. Ora andiamo a Pulsano, dove parte oggi e si terrà anche domani l'iniziativa Segreti e Sapori. Inizia oggi la quarta edizione di Segreti e Sapori. L'evento clou della stagione estiva pulsanese organizzato dalla Proloco di Pulsano col patrocinio dell'assessorato alle politiche agricole della Regione Puglia, della provincia di Taranto, del CSV, del GAL Colline Ioniche e del comune di Pulsano. Il centro storico si trasforma in un grande evento enogastronomico dove assaggiare vini delle migliori cantine locali e prodotti tipici preparati con ricette tradizionali dallo chef Giovanni Viceconte, ascoltare buona musica con band selezionate da altra musica live e passeggiare tra gli stand di artigiani e artisti. A Segreti e Sapori si aggiungerà la terza S, quella della solidarietà, con i momenti partecipativi del Centro Servizi Volontariato di Taranto per la promozione del terzo settore sul territorio provinciale. L'unità ALSI locale si occuperà dell'accesso e del trasporto delle persone con difficoltà motorie affinché la manifestazione sia davvero accessibile a tutti. Uno spazio sarà dedicato alle associazioni a tutela dei diritti umani e delle libertà personali, Amnesty International e Arci Gay. La viabilità sarà gestita dal Servizio d'Ordine di Vigilanza Urbana, coadiuvato dai volontari del SER e dell'Associazione Nazionale Carabinieri. Gli spettacoli di musica, danza, animazione della due giorni per le vie del centro storico di Pulsano saranno curati dalle associazioni culturali, ricreative e sportive. La Hermes Academy offrirà estemporanee di prosa e poesia. La Corea proporrà al pubblico ben 4 musical tratti dalle favole più belle. Azzurra Italia e l'associazione Il Sole invece si occuperanno dell'animazione per i più piccoli, con allestimento di giochi e passatempi coinvolgenti. Tra gli espositori anche la scuola grafica e di fumetto Grafite. Sono previste inoltre visite guidate alle 21.30 e alle 23, con due guide regionali che accompagneranno i visitatori nella storia e nel mistero del Castello de Falconibus, nelle cui stanze si aggira oggi ancora il fantasma di Angelica. Tra i percorsi offerti ai visitatori anche un viaggio nella storia dei trasporti del paese, dedicato al mondo della bicicletta, con un'esposizione di modelli storici da passeggio e da lavoro dagli anni 20 ai 60. Alla kermesse enogastronomica e di spettacolo sono attesi migliaia di partecipanti e turisti. L'ingresso è completamente gratuito. Tutte le informazioni sull'evento sono reperibili all'indirizzo www.segretiesapori.it. Nei giorni scorsi una donna si è presentata presso la stazione Carabinieri di Martina Franca per segnalare l'allontanamento della propria figlia minore dall'abitazione ubicata in una contrada della Valle d'Itria. La bambina, undicenne, approfittando della momentanea assenza dei genitori, si è vestita e si è allontanata da casa per manifestare il proprio malcontento a seguito di un litigio avvenuto nei giorni scorsi con la mamma. Appresa la notizia, i militari della compagnia Carabinieri di Martina Franca hanno avviato immediatamente le ricerche con perlustrazioni nelle aree rurali e
pattugli a piedi per le vie dell'abitato di Martina Franca. La tempestività delle ricerche e la meticolosità con cui sono state condotte hanno permesso ai militari dell'arma di individuare la bambina nel giro di un'ora. La stessa è stata rintracciata per le vie del centro cittadino in buone condizioni di salute ed è stata prontamente riaffidata alle cure della mamma. Andiamo avanti con il prossimo servizio e parliamo di vino in occasione dell'evento Calici di Stelle. La promozione del territorio attraverso la cultura del vino, ricordando i poeti del passato, tutto ciò al centro dell'iniziativa Calici di Stelle. La musica, il vino, l'arte e la cultura si tengono insieme, come non ricordare i poeti che cantavano il vino e la poesia. Penso che nella storia dei tempi questi due elementi si siano sempre declinati insieme. Ritorniamo a valorizzare quella che è poi la tradizione di un popolo. Il movimento turismo del vino da sempre diffonde la cultura del vino e lo fa in questi contesti come Copertino, dove l'arte, la storia, ma soprattutto anche la storia del vino è stata sempre presente. Quindi il movimento turismo del vino, ma non solo in Puglia, in tutta Italia, favorisce la promozione dei territori e del vino abbinandola alla cultura. Noi qui abbiamo delle aziende storiche che hanno fatto del territorio del comune di Copertino una eccellenza nel campo vitivinicolo, per cui essere ospiti di Copertino per noi è un onore e sicuramente ripeteremo il successo che abbiamo registrato a Trani. E intanto si pensa già alle prossime edizioni dell'evento. Noi speriamo che anche per il 2015 di ripetere queste manifestazioni in queste location, perché sono ormai un format ben riuscito e quindi i turisti ci aspettano, anche i residenti dei paesi vicinori, e pertanto come no, un appuntamento al 2015 sarà, diciamo, di buon auspicio per le prossime edizioni, ma non solo quelle del 2015. Su questa importanza di questo prodotto, quale. È davvero tutto per questa edizione di Blue Star News, grazie per l'ascolto. Noi ci rivediamo tra pochi minuti dopo la fascia pubblicitaria con l'informazione sportiva. A tra poco.